Mentre prima si doveva uscire con un tabernacolo enorme, eccetera, pesante e quant'altro, oggigiorno questa qua la puoi mettere in tasca, nel taschino della giacca. Lo puoi fare con tablet, ma lo puoi fare anche semplicemente come lo farà l'elicottero, ed esci, telefono e sonda insieme. Strumenti diagnostici di ultima generazione alle centrali 118 di Arezzo Siena e all'elisoccorso di Grosseto. Si tratta infatti di una donazione di un'azienda valdarnese. I titolari dell'AMB Arredamenti hanno consegnato così quattro ecografi wireless ultraportatili. Con una doppia sonda, in un'unica sonda racchiusa, e questo ci permette di ottimizzare il lavoro, eccetera, di avere poco peso per portarli dietro, ma di portarli anche in zone veramente difficili da raggiungere con un ecografo, tipo un burrone, tipo al quarto o quinto piano, da qualunque parte, perché questi li mettiamo direttamente in tasca della tuta. E quindi capite bene, oggigiorno avere un ecografo di questo tipo qua è come avere il fonendo al collo, né più né meno. E tutti noi dobbiamo sempre più adoperare meglio l'ecografia, perché comunque ci permette non solo di fare il sospetto, ma di confermare un giudizio diagnostico, che è già diverso rispetto al semplice sospetto. Strumenti dunque preziosissimi che consentiranno agli specialisti del 118 di eseguire ecografie avanzate direttamente sul luogo dell'intervento e dunque di agire sui pazienti in maniera più efficace e tempestiva. Cioè, invece di aspettare di arrivare in primo soccorso, anticipiamo anche in questo caso l'evento e arriviamo già in primo soccorso con qualcosa di già più concreto. Quindi abbiamo già messo dentro l'emogas, abbiamo messo dentro altre situazioni, ora abbiamo anche l'ecografo. Credo che comunque il sistema 118 possa dare delle risposte ottimali a tutti i nostri cittadini.